Vai. Buonasera, Allora, buonasera a tutti. ciao a tutti i ragazzi che seguono questo programma. È la seconda volta che facciamo un programma con il mio amico Leonardo Lovari per fare appunto un'altra presentazione di un altro mio libro. Io sono Tony Maniscalco. Adesso forse vi siete abituati alla mia faccia, alla mia voce. L'altra volta vi ho presentato il mio primo libro, Sirio, il mistero di Dio. Adesso c'è una nuova pubblicazione che la editrice Armachis sta mettendo in circolazione in questi giorni, ed è un libretto di circa 40-50 pagine con un altro argomento che ho trattato anni fa e che abbiamo ripreso perché è assai interessante, cioè l'origine e l'evoluzione dell'uomo. Io, fra l'altro, quando ho fatto l'università, ho fatto il corso di paleontologia, per cui è una materia che mi piace parecchio e sulla quale sono assai informato. Prima ancora di andare all'università, io avevo tutti i libri di paleontologia di tutti gli scienziati più famosi, migliori, da Louis Leakey a Wilfred Le Gros Clark, a Jerzy Jelinek, Dobzhansky e tanti altri. E quindi poi, tra i vari articoli che ho pubblicato c'è questo, in cui presento una nuova teoria che è rivoluzionaria rispetto a quanto è già stato detto e pubblicato finora dagli antropologi proprio professionisti, e cioè una nuova teoria che spiega bene l'evoluzione dell'uomo con dei risvolti che prima gli scienziati non avevano capito. Quali sono questi risvolti? Gli scienziati che studiano l'evoluzione dell'uomo, vabbè, sono tutti concordi nel dire che l'uomo si è evoluto da scimmie preistoriche che hanno preso ad abituarsi a camminare su due zampe, e quindi nel corso di milioni di anni, uno scimmione comparso circa 12 milioni di anni fa in Africa orientale si è abituato a camminare su due zampe, quindi si è abituato ad operare le mani per prendere oggetti. E quindi ha cominciato a giocare a trasformare gli oggetti che prendeva e ha imparato a trasformare gli oggetti in strumenti che gli potevano servire per varie cose, per la caccia, per tagliare il cibo, per conservare il cibo, per difendersi, per fare la guerra e tante altre cose. Quindi da questa evoluzione tecnologica dell'uomo che è cominciata, secondo parecchi studiosi, 12 milioni di anni fa, si è arrivati all'uomo vero e proprio che sarebbe comparso 3 milioni di anni fa in Africa orientale, che è stato battezzato col termine Homo habilis, cioè uomo abile, cioè uomo capace appunto di fare degli oggetti. Però tutti gli scienziati dicevano che c'era soltanto una linea di discendenza, cioè che da un unico scimmione comparso in Africa orientale, una scimmia detta Kenya Piteco, cioè vuol dire scimmia del Kenya. Da questa scimmia si sarebbero evoluti tutti gli ominidi, quindi tutti gli antenati dell'uomo, e fino ad arrivare all'uomo moderno che sarebbe comparso fra i 400.000 e i 300.000 anni fa. Ebbene, c'è questa teoria che a me non mi ha convinto. Allora mi sono messo a studiare determinati reperti e mi sono accorto di una cosa piuttosto curiosa. Siccome gli scienziati, gli antropologi ortodossi dicono che l'uomo, dato che è comparso in Africa, è poi migrato verso gli altri continenti, quindi è passato dall'Africa orientale all'Arabia, dall'Arabia poi si è diffuso in tutta l'Asia, in Europa, poi parecchi milioni di anni dopo è arrivato anche in Australia, in America. Va benissimo, però c'è un elemento stranissimo. Se voi guardate la carta dove sono comparsi gli ominidi preistorici, vi accorgerete che ci sono ominidi in Africa a partire da 12 milioni di anni fa fino a tutto il periodo in cui è comparso l'uomo moderno, fino all'Homo sapiens 300.000 anni fa. Poi l'uomo moderno compare in Europa all'incirca 40.000 anni fa, compare anche in Asia. Però in Asia, prima che ci arrivasse l'uomo moderno, c'erano già degli ominidi.
In Cina, in Indonesia, c'erano già degli ominidi cosiddetti pitecantropi o sinantropi. E gli scienziati dicono che anche gli ominidi cinesi sarebbero migrati dall'Africa. Però a me sembrava strano. Perché mi sembrava strano? Perché se gli ominidi cinesi fossero migrati dall'Africa per arrivare in Cina e in Indonesia, dovevano lasciare dei reperti in Arabia, in Iraq, in Iran, in Pakistan, in India, cioè in tutto il territorio enorme che c'è fra l'Africa e la Cina, che è un territorio enorme, tutta l'Asia, l'Asia occidentale fino all'India. Invece in tutto questo territorio non ci sono reperti di ominidi antichi, né fossili di scheletri, né tantomeno strumenti costruiti dall'uomo. I primi fossili come scheletri, i primi strumenti che compaiono in Asia occidentale, compaiono non prima di 300.000 anni fa, va bene? Però gli ominidi cinesi sono già presenti in Cina 2 milioni di anni fa, quindi assai prima di 300.000 anni fa. Com'è possibile? Allora io mi sono messo a studiare tutti i reperti, tutti gli ominidi, tutte le varie possibili teorie e ho elaborato questa teoria. Siccome di scimmie simili al Kenyapiteco, cioè il primo antenato dell'uomo, ce n'erano parecchie in tutte le parti del mondo. In Asia c'erano il Ramapiteco, il Brahmapiteco, lo Shivapiteco, che erano del tutto simili al Kenyapiteco. Anche in Europa c'era un preominide, uno scimmione, che era l'Oreopiteco, che secondo alcuni camminava già in posizione eretta 12 milioni di anni fa. Poi questa teoria è stata smentita da altri studiosi, però all'inizio era stata presentata anche questa teoria. Quindi ho detto, dico, se ci sono questi scimmioni che già hanno gli stessi elementi per camminare in posizione eretta, come il Kenyapiteco, perché anche questi scimmioni non potrebbero aver imparato a camminare in posizione eretta anche in Asia, in India, in Cina, in Indonesia? Quindi, dato che hanno imparato anche loro si potevano evolvere e potevano generare altri ominidi simili agli ominidi che sono comparsi in Africa. Va bene? Quindi io ho detto, dico, può darsi che esistono almeno quattro linee di discendenza dell'uomo, perché ci sono questi quattro scimmioni preistorici, il Kenyapiteco in Africa orientale, poi in Africa c'era un altro scimmione che aveva tutti gli elementi per imparare a camminare in posizione eretta, era il Proconsul, detto anche Driopiteco, vuol dire scimmia degli alberi. Mentre in Asia c'erano il Ramapiteco, assai simile al Kenyapiteco, il Brahmapiteco e lo Shivapiteco, più l'Oreopiteco in Europa. Sei scimmioni che avevano già gli elementi per poter imparare a camminare in posizione eretta. Quali sono questi elementi? Questi elementi sono soprattutto il fatto che queste scimmie erano scimmie arboricole, cioè vivevano sugli alberi. Vivevano sugli alberi probabilmente per difendersi dai predatori, cioè dai leopardi, dai leoni, dalle tigri. Quindi passavano quasi tutto il loro tempo sugli alberi andavano a prendere la frutta che mangiavano e quindi stando sugli alberi imparavano ad adoperare le zampe per arrampicarsi sugli alberi e tenevano la testa in posizione eretta, dritta rispetto al tronco del corpo. Questa cosa li ha facilitati perché nel momento in cui poi sono scesi dagli alberi per magari andare a cercare altro tipo di cibo, per esempio verdure, altre piante, eccetera, si sono già trovati con la testa in posizione eretta e quindi gli è venuto semplice imparare a camminare in posizione eretta su due zampe, cioè sulle zampe posteriori, e tenendo quindi le mani libere. E quindi potevano adoperare le mani per prendere il cibo e poi per fabbricare gli strumenti di pietra. Tutti questi elementi li avevano tutte queste sei scimmie. Ripeto, il Kenyapiteco in Africa orientale, il Driopiteco in Africa, il Ramapiteco nell'Asia orientale e in India, il Brahmapiteco anche lui vissuto in India, lo Shivapiteco anche lui vissuto in India e l'Oreopiteco in Europa. Bene. Quindi ho detto, dico, perché non potrebbe essere che questi scimmioni sono tutti evoluti, hanno imparato a camminare tutti in posizione eretta e quindi hanno generato ognuno di loro varie discendenze di ominidi. Ecco perché in Cina
compaiono i sinantropi 2 milioni di anni fa, che sono del tutto simili all'Homo erectus, che compare più o meno nello stesso periodo in Africa, fra i 2 milioni e 1 milione di anni fa. Contemporaneamente compaiono altri ominidi antichissimi. Nel 1990 gli antropologi cinesi hanno dato la notizia che avevano trovato dei fossili di ominidi antichissimi, risalenti fino a 8 milioni di anni fa in Cina. Va bene? Ne hanno trovati di 4 specie diverse, datati fra gli 8 milioni e i 4 milioni di anni fa. E quindi dicevano che l'uomo ha cominciato a camminare in posizione eretta, non in Africa, ma in Cina. Hanno rivendicato la paternità di essere la culla dove è nato l'uomo. Però in realtà questi ominidi che camminano in posizione eretta c'erano anche in Africa. Infatti, nello stesso periodo, gli antropologi hanno trovato un altro ominide antichissimo nello stato del Chad, che si trova nell'Africa centro-settentrionale, e l'hanno battezzato Sahelanthropus. Sahel sarebbe la regione del Chad, quindi da Sahel viene Sahelanthropus, vuol dire l'uomo del Sahel. Questo ominide è vissuto 7 milioni di anni fa, quindi era più o meno contemporaneo di questi ominidi che avrebbero trovato in Cina. Gli antropologi americani ed europei si sono un po' incavolati per questa notizia data dagli antropologi cinesi, l'hanno messa in dubbio perché pensavano che fosse un falso dei cinesi per fare finta che l'uomo è comparso in Cina e che quindi la Cina sarebbe la nazione più evoluta di tutto il mondo. C'erano ragioni poco politiche, però questi reperti a quanto pare esistono davvero. Gli ominidi cinesi, il sinantropo, il pitecantropo, fino a circa 40-50 anni fa, erano datati a non più di 500.000 o 1 milione di anni fa. Invece qualche anno fa hanno trovato dei sinantropi che risalgono a 2 milioni di anni fa, quindi più antichi. L'Homo erectus dell'Africa era improbabile che migrasse per andare a finire in Asia, per fare tutto questo cammino, per andare ad abitare in un territorio che non gli apparteneva e dove non avrebbe trovato niente di diverso di quanto già aveva in Africa orientale, perché l'Homo erectus scomparso in Africa orientale 2-3 milioni di anni fa aveva già tutte le cose che gli serviva, aveva il cibo da mangiare, la selvaggina da cacciare, le grotte dove abitare, le pietre per fabbricare strumenti. Non c'era nessuna ragione per cui l'Homo erectus 2 milioni di anni fa migrasse per andare a finire in Cina. E in ogni caso, ripeto, non ci sono reperti fossili che testimoniano questa migrazione dall'Africa alla Cina 2 milioni di anni fa. Va bene? Quindi gli ominidi cinesi, a mio parere, discendono da questi ominidi comparsi in Cina, prima il Ramapiteco 12 milioni di anni fa, poi questi altri ominidi con nomi stranissimi, adesso non mi ricordo che nomi hanno, comparsi fra gli 8 milioni e i 4 milioni di anni fa, e quindi per logica si passa al sinantropo che risale 2 milioni di anni fa. I reperti più antichi del sinantropo sono stati trovati prima in una località vicino a Pechino, in una grotta alla periferia di Pechino, la grotta di Xu Putien. Poi è stato trovato un altro reperto più antico nel sud della Cina, a Lantien, mentre nell'isola di Giava è trovato un reperto simile che è stato battezzato Pitecantropo. Pitecantropo vuol dire uomo scimmia, che risale a un periodo fra 1 milione e 500 mila anni fa, nell'isola di Giava, in una località detta Gandong, nome un po' complicato. Quindi, come vedete, ci sono due linee di discendenze diverse. Come se non bastasse, due genetisti americani, Adam Wilson e Paul Sarich, intorno al 1990 hanno pubblicato un libro in cui hanno detto di aver riscontrato due DNA diversi negli ominidi preistorici. Quindi questi due DNA diversi sarebbero la prova che ci sono due linee di discendenza diverse, una comparsa in Africa e un'altra comparsa in Asia orientata. Va bene? Oltre a queste due linee di discendenza, io ne ho rintracciate altre due. Perché? Perché il Sahelanthropus comparso nel Chad
dato che è comparso 7 milioni di anni fa, come data è vicino a un altro reperto trovato pure in Chad, che è stato battezzato appunto Charanthropus, cioè uomo del Chad, ed è stato datato a 4 milioni di anni fa. Questo Chadanthropus era piccolissimo, era alto meno di 1 metro, era un pigmeo, va bene? Quindi era un po' diverso dall'Homo erectus comparso in Africa orientale, perché l'Homo erectus già 2 milioni di anni fa, 1 milione di anni fa, era alto più di 1 metro. Quindi è improbabile che lo Chadanthropus sia imparentato con l'Homo erectus. Quindi ho pensato, dico, può darsi che lo Chadanthropus appartiene a un'altra linea di discendenza. E il capostipite chi può essere? Il proconsolo o driopiteco, che vuol dire appunto scimmia degli alberi. Questo scimmione degli alberi era del tutto simile ai moderni scimpanzé, quindi aveva tutti gli elementi per imparare a camminare in posizione eretta e generare quindi degli ominidi come ha fatto il caniapiteco. Quindi lo Chadanthropus, secondo me, discende dal proconsolo. In Georgia, poi, circa 25-30 anni fa, è stato trovato un altro reperto di un ominide nano. È stato battezzato l'uomo della Georgia, trovato in Georgia. Anche questo ominide era alto all'incirca 1 metro, piccolissimo, e risale a 1.500.000 anni fa. Quindi ecco la dimostrazione che c'è stata questa linea di discendenza di ominidi nani, di ominidi pigmei, diversi dall'Homo erectus che ha generato l'Homo sapiens. Poi in Cina e in India è stato trovato diversi anni fa un altro reperto interessante, un ominide gigantesco, infatti è stato battezzato Gigantopithecus. Quest'essere era alto 3 metri. Il primo fossile trovato era stato trovato in India. E risaliva a 500.000 anni fa, poi anni dopo ne è stato trovato uno in Cina che risaliva a 9 milioni di anni fa. Quindi anche quest'essere si è evoluto da altri ominidi che non c'entrano niente né con l'Homo erectus né con il sinantropo di Pechino. Il probabile antenato di questo gigantopiteco probabilmente era lo scivapiteco. Infatti, da esami fatti nel DNA si è visto che il DNA dello scivapiteco passo in India del gigantopiteco hanno diverse cose in comune. Quindi questo gigantopiteco si sarebbe evoluto dallo scivapiteco e sarebbe diventato un gigante alto 3 metri. Va bene? Poi successivamente è stato trovato un altro reperto simile, pure nell'isola di Giava, che è stato battezzato Meganthropus, cioè il grande uomo. Era una mandibola, questa mandibola, pensate, è grande il doppio della mandibola dell'uomo, quindi anche quest'essere era alto 3 metri ed è vissuto 1.500.000 anni fa. Quindi, come vedete, ci sono diverse linee di discendenza che sono almeno 4. Io, dopo che ho pubblicato questo mio articolo, 2 anni dopo, un antropologo professionista che insegna all'università, anche lui ha fatto lo stesso tipo dei miei studi e ha elaborato la mia stessa teoria. Ha presentato un libro in cui presenta questa stessa teoria in cui dice che ci sono non quattro, ma ben 6 linee di discendenza degli ominidi. Quindi ci sarebbero 6 generi di ominidi differenti che non sono necessariamente imparentati fra di loro. Quindi, per diversi milioni di anni, l'uomo ha convissuto con altri esseri simili a lui, ma che non erano parenti suoi. Bene? Il gigantopiteco, il sinantropo, il meganthropo, il ramapiteco. Lo Chadanthropus, tutti questi ominidi. Però tutti questi ominidi sono spariti, oggi non esistono più. Come mai? Probabilmente il nostro caro antenato, il nostro primo antenato, l'Homo sapiens, comparso 300.000 anni fa, aveva degli esseri simili a lui che gli potevano fare concorrenza nella caccia, nella raccolta del cibo, nel possesso del territorio e via discorrendo. Questi sono argomenti che sono dibattuti ormai da 50 anni presso gli antropologi. Allora, Leonardo, ti è chiaro il discorso? Hai qualche domanda da farmi? Beh. Gna, gna.
No, non risponde. Eccomi qua, eccomi qua. Allora, mi Mi ha senti? detto che hai qualche domanda da farmi. No, avevo il microfono chiuso. No, domanda io volevo chiederti, sempre per il discorso come mai è rimasto l'uomo sapiens. Io non so se sbaglio, ma mi pare che poi il sapiens abbia sterminato gli altri, o dico E una questo io ho detto un stupidaggine. minuto fa, che l'Homo sapiens si è sbarazzato di tutti i suoi concorrenti. Però, Infatti. secondo alcuni antropologi, in parte questi altri ominidi si sarebbero anche mescolati con l'Homo sapiens, perché da studi recenti si è visto che nel DNA della nostra specie, dell'Homo sapiens, ci sarebbero dei geni appartenuti all'uomo di Neanderthal, che è l'uomo vissuto appunto in Europa, che è comparso all'incirca allo stesso periodo dell'uomo moderno, cioè tra i 300.000 e i 200.000 anni fa. Quindi ci sono due opinioni differenti. Alcuni antropologi dicono che l'uomo di Neanderthal non poteva accoppiarsi con la nostra specie perché aveva un DNA troppo diverso, mentre altri antropologi dicono di aver trovato dei geni dell'uomo di Neanderthal nel nostro DNA, e quindi sarebbe la prova che l'uomo di Neanderthal si è mescolato, si è incrociato con la nostra specie, e quindi l'uomo di Neanderthal sarebbe sparito perché in realtà sarebbe stato assorbito dalla nostra specie. E gli stessi incroci sarebbero avvenuti anche in Asia. E per esempio, un altro ominide trovato in Asia, trovato di recente, l'uomo di Denisova, una località della Siberia, una montagna della Siberia vicino al confine con la Mongolia e con la Cina. E in questa località sono state trovate due ossa, un mignolo e un dente, che sono stati datati a 40.000 anni fa. È stato mappato anche il DNA di quest'essere, e dicono che alcuni geni di questo uomo di Denisova sarebbero presenti nelle razze dell'uomo dell'Asia, in particolare sono i geni che permettono all'uomo di resistere al freddo, dato che quest'uomo appunto era abituato a vivere in montagna, quindi aveva sviluppato dei geni che lo proteggevano dal freddo. E questi geni sarebbero presenti, per esempio, nella razza dei tibetani. Quindi quest'uomo di Denisova, che non si sa bene da dove discenda, se discende dall'Homo sapiens, o se discende dal sinantropo di Pechino, o se discende dal gigante Piteco, perché a quanto pare era un gigante questo uomo di Denisova. C'è a disposizione soltanto un mignolo e un dente, però dalla grandezza del dente, dato che il dente è grande, quasi il doppio del dente dell'uomo, pare che quest'uomo di Denisova fosse più alto di 2 metri. Anche gli ominidi discendenti dal pitecantropo di Giava si sarebbero incrociati con l'Homo sapiens, l'uomo di Solo, comparso all'incirca 250.000 anni fa nell'isola di Giava. Secondo alcuni si sarebbe incrociato con la nostra specie, e quindi sarebbe scomparso non perché sterminato dalla nostra specie, ma perché si sarebbe incrociato con la nostra stessa specie. Ti soddisfa la risposta, Sì, Leonardo? molto chiara. Però vorrei chiederti, scorrendo nel tuo libro e poi vedendo anche le immagini, mi interesserebbe sapere di più su questo fenomeno del Bigfoot che tu riporti praticamente come fotografia. È leggenda, è realtà, ma ho No, visto alcune trasmissioni abbastanza anche divertenti, però volevo capire da te, da studioso, se c'è un guarda, nesso di verità oppure una balla gigantesca. io ho una mia filosofia. Quando migliaia di individui raccontano tutti la stessa cosa, non li puoi prendere tutti per bugiardi, per visionari, per ubriachi. Insomma, ci deve essere qualcosa di vero. Ci sono delle tracce obiettive dell'esistenza del Bigfoot. Quali sono queste tracce obiettive? Ce ne sono parecchie, te ne elenco alcune. Innanzitutto le orme di questo Bigfoot ne trovano a centinaia in tutta l'America, ma non soltanto in America.
Queste orme sono impossibili da fare artificialmente. Perché? Perché, dato che questo Bigfoot è alto 3 metri, ha uno stile di camminare e ha una posizione, un equilibrio, per cui fa pressione su una certa parte della pianta del piede. Per l'uomo sarebbe impossibile imitare la posizione della pianta del piede del Bigfoot. Si potrebbe fare un'imitazione simile, ma non è la stessa. Bene, di queste orme del Bigfoot se ne trovano a centinaia. Oltre a questo, c'è una prova interessantissima che conoscono in pochi. Questa prova la porta un antropologo di nome Carlton Kuhn, americano, che ha pubblicato negli anni 50 un libro in cui traccia la teoria dell'evoluzione delle razze. Lui dice che tutte le razze dell'uomo moderno si sarebbero evolute da cinque ominidi preistorici, lui riporta i reperti e poi menziona in una pagina il Bigfoot, ma non il Bigfoot americano, ma il Bigfoot cinese. Infatti dice che esiste un libro di biologia del 1500 scritto da un biologo cinese dove c'è descritta tutta la fauna presente in Cina con la descrizione di tutti gli animali, i disegni. È fatta una descrizione minuziosa proprio con uno stile scientifico. E fra tutti gli animali descritti, degli animali cinesi, ci sono, va bene, insomma, c'è il panda, ci sono le scimmie, ci sono i topi, ci sono tutti gli animali presenti in Cina. A un certo momento c'è una pagina dove è disegnato il Bigfoot e c'è scritto che questo è un essere che esiste, che è alto appunto 3 metri. Non mi ricordo il nome cinese di quest'essere, che gli danno un nome diverso da Bigfoot, e quindi è un documento del 1500, quindi non può essere un falso, va bene? Ed è scritto da un biologo, cioè da uno scienziato. Quindi sono presenti tutti gli animali della fauna cinese e c'è anche questo Bigfoot. Vuol dire che questo Bigfoot in Cina esiste di... Sì, sicuro, va bene. Oltre a questo ci sono vari reperti di altro genere. Per esempio, è stata portata una registrazione fatta da un escursionista in Siberia che era entrato in una grotta. Questa grotta avrebbe trovato delle tracce di un animale sconosciuto. Quindi ha lasciato un registratore nella caverna. Questo è successo, mi pare, 15 anni fa. Poi è uscito dalla grotta, è ritornato l'indomani, ha riacceso il registratore. E nel registratore c'era un urlo terrificante, un urlo di un animale sconosciuto che non poteva essere né una renna, né un lupo, né un orso. E quindi lui ha detto che era un urlo di un Bigfoot, perché anche in Siberia sono descritti i Bigfoot. I Bigfoot sono descritti in tutte le parti del mondo, mancano soltanto in Europa e hanno vari nomi. E in America, nell'America del Nord, sono detti Sasquatch, c'è una parola indiana. Tu pensa che in Canada esistono due fiumi che sono denominati Saskatchewan, che vuol dire appunto il fiume del Sasquatch, perché gli indiani hanno dato al fiume questi nomi perché nelle foreste dove passano questi fiumi ci abitano i Bigfoot. Hai capito? E quindi Sasquatch è il nome del Bigfoot del Nord America. In Sud America è detto Maricoxi e poi ci sono altri nomi. Poi c'è anche il Bigfoot giapponese che è detto Ibagon. C'è anche un Bigfoot australiano detto Iowi. C'è anche un Bigfoot delle Filippine detto Nyonji che sarebbe alto 4 metri. Poi c'è un Bigfoot siberiano detto Ciuciuna. E poi c'è un Bigfoot degli Urali detto Alma. Ma ci sono varie storie dove ci sono descritti questi Bigfoot che sono testimonianze serie, te ne menziono altre due. Nel 1800 c'è stato un medico russo che era andato in Mongolia, non mi ricordo per quale ragione, comunque era andato a fare un viaggio in Mongolia. Quindi era entrato in un villaggio della Mongolia, si era seduto in una specie di taverna per consumare del vino, del liquore. A un certo momento ho visto che a un tavolo c'era seduto un essere simile all'uomo, ma che era
Peloso. Allora ha domandato agli altri individui presenti nel locale, dice, ma chi è questo essere peloso? E gli hanno detto, è un'alma, dice, è un essere simile all'uomo, ma non è un uomo. E poi gli hanno raccontato che queste alma vivono nelle montagne della Mongolia e che hanno un commercio con gli indigeni della Mongolia, cioè loro fabbricano delle pelli. Queste pelli le lasciano sulle pendici delle montagne dove abita Tatano e i mongoli, e gli vanno a lasciare della merce, gli lasciano per esempio del cibo, del liquore, altre merci, e in cambio si prendono queste pelli. Quindi fanno questo baratto senza che i contribuenti siano presenti, cioè lasciano le merci, prendono le merci che trovano e se ne va. È una cosa abbastanza curiosa, però mi sembra una testimonianza seria data da un medico nel 1800, va bene? Poi c'è un'altra testimonianza seria, un geologo belga, Lois, agli inizi del 1900 era andato a fare le ricerche in Amazzonia, era un geologo, quindi faceva ricerche di geologia. Mentre faceva i suoi studi, ha visto comparire due scimmioni alti 3 metri che camminavano in posizione eretta. Questi scimmioni si sono messi a urlare perché si sono spaventati perché temevano che quest'uomo li potesse aggredire. Quindi questo scienziato, questo Lois, è scappato, però siccome uno dei due lo rincorreva, aveva il fucile e gli ha sparato, l'ha ammazzato. Però non poteva portarsi il cadavere dietro perché era un essere alto 3 3 3 3 metri, quindi lo ha fatto sedere in una panca, lo ha messo eretto con un bastone per farlo tenere su in posizione eretta e gli ha fatto la foto. E poi ci ha messo un'altra figura in proporzione per far capire che era alto 3 metri. Ha portato con sé dei peli che quindi sono stati esaminati in un laboratorio. Questi peli sono risultati di un animale sconosciuto, ma di sicuro era una scimmia. Nella foto questo scimmione appare alto 3 metri e quindi non è un falso. Ben fotografato da un geologo che quindi non aveva nessun interesse a fabbricare un reperto falso perché non era un antropologo, ripeto, oppure uno in cerca, diciamo, di notizie sensazionali. Non ha guadagnato niente da questa notizia, va bene? E poi c'è il famoso filmato del Bigfoot di Bluff Creek nello stato, non mi ricordo se è Colorado, Arizona, comunque vicino il confine con il Messico, dove due escursionisti, mentre erano a cavallo, hanno visto in lontananza questo scimmione che camminava, sono scesi dal cavallo per rincorrerlo e cercare di fotografarlo. Lo scimmione è scappato, però hanno fatto in tempo a fotografarlo. Esiste la foto e il filmato che si trova su YouTube, si trova in tutti i libri ed è il filmato più famoso. È detto appunto il Bigfoot di Bluff Creek. Alcuni dicono che è un falso perché la parola bluff vuol dire imbroglio, quindi alcuni hanno pensato che fosse uno scherzo fatto da questo escursionista. Però parecchi studiosi che hanno esaminato il filmato dicono che questo scimmione, per come corre, per come si muove, ha delle movenze, degli atteggiamenti che sono diversi dall'uomo, cioè l'uomo non potrebbe imitarlo alla perfezione. Vabbè? Questo è quanto. Però, ripeto, sono documenti seri che a mio parere vanno presi sul serio, soprattutto il libro di biologia del biologo cinese del 1500, o la testimonianza del medico russo, o la testimonianza del geologo Lois. Sono testimonianze serie, quindi se loro hanno queste testimonianze, hanno presentato queste foto, questi disegni, vuol dire che Bigfoot esiste. Perché non si trova? Perché non si trovano gli scheletri di questo Bigfoot? Questo è il grande mistero. Qui se vuoi andiamo alla fantascienza. È stata presentata una teoria, io la riporto per com'è, io non la prendo né sul serio né per finta, cioè stiamo a vedere. Ci sono alcuni studiosi che dicono che il Bigfoot avrebbe sviluppato delle capacità per cui quando è in pericolo avrebbe il potere
teleportarsi nel tempo, quindi sparirebbe dalla circolazione per non farsi rintracciare dall'uomo. Quindi è per questo che lascia delle tracce, però non lascia scheletri dei suoi cadaveri ed è impossibile prenderlo. Ecco, c'è un'altra testimonianza assai interessante. C'è stato un altro escursionista in America che ha seguito delle orme di un Bigfoot. Queste orme finivano sulle pendici di una montagna. A un certo momento queste orme sparivano. Quindi non è che il Bigfoot si era arrampicato su un albero, su una montagna. Sparivano semplicemente, come se il Bigfoot si fosse volatilizzato. Ora, dobbiamo credere a queste cose? Non lo so, questo è un altro discorso, però ti ripeto, esiste questo materiale e secondo me il Bigfoot esiste perché ci sono questi documenti seri che ti ho elencato prima. Il Sasquatch, comunque, in ogni caso, è un diretto discendente del gigantopiteco e del megantropo, perché ha le stesse dimensioni del gigantopiteco e del megantropo ed è comparso nella stessa zona dove sono comparsi il gigantopiteco e il megantropo, cioè in Cina. Dalla Cina quindi gli è venuto facile migrare in America perché migliaia di anni fa c'era un ponte geologico che univa l'Asia con l'America, con l'Alaska. Era il ponte di Bering, detto anche Beringe. Quindi il Sasquatch poteva benissimo migrare dalla Siberia all'Alaska e abitare tutto il Nord America e il Sud America. La stessa cosa che hanno fatto gli uomini 40.000 anni fa. Ecco, c'è un altro reperto interessantissimo. Secondo gli antropologi ortodossi, l'Homo sapiens, l'uomo moderno, sarebbe arrivato in America in un periodo fra i 40.000 e i 20.000 anni fa. Qui gli antropologi litigano sulle date perché portano diversi reperti, però è stata trovata circa 15 anni fa. Un reperto straordinario. In Bolivia è stata trovata l'orma di un piede di un uomo che è stata datata a un periodo incerto, ma che risale fra i 15 milioni e i 5 milioni di anni fa. Secondo me quest'orma risale a 8 milioni di anni fa, perché è la data che si può, come dire, si può mettere meglio in relazione con gli ominidi comparsi in Cina 8 milioni di anni fa. Quindi vuol dire che 8 milioni di anni fa già gli ominidi cinesi sono migrati verso l'America e avrebbero popolato l'America già 8 milioni, 5 milioni di anni fa. Poi sarebbero scomparsi, non si sa perché, però in America vengono segnalati di seguito ritrovamenti di reperti misteriosi, di ominidi antichi, di ominidi preistorici. Sti reperti, non si sa perché, non vengono mai presi sul serio dagli antropologi ortodossi. Ti faccio alcuni esempi. Per esempio, questo è un reperto riportato dal famoso Peter Colosimo, ecco perché non viene preso sul serio questo reperto. Peter Colosimo dice che ha letto in un giornale la notizia del ritrovamento di un pitecantropo, quindi un ominide simile agli ominidi cinesi e dell'isola di Giava, in una località del Brasile, a Lagoa Salta. Se si tratta di un pitecantropo, questo ominide trovato in Brasile risale ad almeno 500.000 anni fa, però questo ominide è completamente ignorato da tutti gli scienziati. Come sentono ominidi di 500.000 anni fa in Brasile, non ne vogliono sapere, va bene? Poi c'è la segnalazione, c'è la notizia del ritrovamento di uno scheletro di Homo sapiens in Messico che risale a 300.000 anni fa. Un altro Homo sapiens sarebbe stato trovato in Argentina e risale a 250.000 anni fa. Di questi reperti io non ne ho la prova concreta, però sono notizie che circolano. Mentre invece ci sono notizie serie dimostrate della presenza dell'Homo sapiens in Brasile 100.000 anni fa, nella località di Terra di Capibara, sono stati trovati degli strumenti di pietra, quindi lavorati dall'uomo, che risalgono a 100.000 anni fa. E poi, sempre nella stessa zona, sono stati trovati dei crani di uomini preistorici che risalgono a 50.000 anni fa. Questi crani, trovati in Brasile, terra di Capibara, sono di razza negra, sono negroidi. Quindi anche qui c'è un altro mistero. Se sono negri, vengono dall'Africa,
Come hanno fatto i negri dell'Africa ad arrivare in Brasile 50.000 anni fa o 100.000 anni fa, attraversando quindi l'oceano Atlantico, va bene? Quindi questi sono i reperti misteriosi dell'origine dell'uomo. Che ne pensi, Leonardo? Sì, è stata una esposizione interessante quella che hai fatto, però volevo chiederti, ma possiamo pensare un'ulteriore evoluzione dell'uomo, secondo te? In seguito, fra migliaia di anni. Sì. Cioè, certo. Tu pensa che il cranio dell'uomo si trasforma di continuo. Se noi ci imparentiamo con l'Homo habilis comparso 3 milioni di anni fa in Africa orientata tantale, l'Homo habilis aveva una capacità cranica di all'incirca 1000 centimetri cubi. L'Homo erectus comparso 2 milioni di anni fa, aveva una capacità cranica di all'incirca 1200 centimetri cubi. Poi è comparso l'uomo di Sanheim in Germania, che ha una capacità cranica ancora maggiore, 1300 centimetri cubi. Si arriva quindi all'uomo di Neanderthal, che arrivava fino a una capacità cranica di quasi 2000 centimetri cubi, mentre la nostra capacità cranica è all'incirca di 1500 centimetri cubi. Quindi vuol dire che il nostro cranio, in rapporto al cranio del primo uomo comparso 3 milioni di anni fa, tende a ingrandirsi. Tende a ingrandirsi perché? Perché il nostro cervello si ingrandisce, perché noi acquisiamo esperienze, diventiamo più intelligenti, quindi si ingrossa la nostra corteccia cerebrale, immagazziniamo dati, esperienze, ricordi, e quindi la nostra corteccia cerebrale, per conservare tutte le nostre esperienze, tutti i nostri ricordi, si ingrandisce di seguito. Ecco perché si è passati da una capacità cranica di 1000 centimetri cubi dell'Homo habilis di 3 milioni di anni fa ai 1500 centimetri cubi dell'uomo moderno. Se questa evoluzione prosegue, è possibile che fra non so quanto, fra 100.000 anni, fra 1 milione di anni, avremo una capacità cranica ancora maggiore e diventeremo forse come gli alieni descritti nei disegni, nelle fotografie, gli extraterrestri grigi che hanno questo testone enorme, con questa testa enorme e col corpo piccolo. Io, cioè, non vorrei che si arrivasse a questo, perché francamente gli alieni sono bruttarelli. Quindi, se i nostri discendenti dovessero assumere questa fisionomia, mi dispiacerebbe. Però che il cranio dell'uomo tende a ingrandirsi, su questo non c'è dubbio. Va bene. Ok. Poi volevo chiederti l'ultima cosa. Che ne pensi tu delle teorie di Darwin? Se ho esposto che esistono tutti questi ominidi antenati dell'uomo e che sono esistiti diversi ominidi che camminavano in posizione eretta e sono tutti imparentati con gli scimmioni comparsi 12 milioni di anni fa, Darwin per me ha detto il vero, ha detto una cosa esatta, ma comunque che Darwin abbia ragione lo dimostrano tantissime cose, non soltanto la sua teoria presentata bene, ben dimostrata, ma lo dimostrano i recenti studi sul DNA. Il nostro DNA è uguale quasi al 100% col DNA degli scimpanzé. C'è soltanto una differenza del 2%. Lo scimpanzé ha un DNA uguale al nostro DNA per il 98%. Se tu guardi una fotografia di uno scimpanzé appena nato, somiglia in tutto e per tutto a un bambino. Va bene? E i genetisti John Gribbin e Jeremy Sherfass, che hanno pubblicato il libro Sorella Scimmia, in cui appunto dimostrano la parentela genetica fra l'uomo e le scimmie, dicono che lo scimpanzé e il gorilla potrebbero essere anche degli ominidi retrogradati, cioè erano ominidi che camminavano in posizione eretta 3 milioni di anni fa e si sono riabituati a camminare su quattro zampe, perché vivendo nella savana e stando troppo a contatto con gli alberi, hanno imparato di nuovo ad arrampicarsi sugli alberi, a camminare su quattro zampe e
quindi a che erano ominidi che camminavano su due zampe, sono ritornati allo stadio di scimmie. Bene, questo l'hanno scritto due genetisti di alto livello, John Gribbin e Jeremy Sherfass, nel libro Sorella scimmie. Quindi lo scimpanzé e il gorilla sono imparentati con l'uomo, sono nostri cugini, abbiamo lo stesso DNA, al punto che si potrebbero fare manipolazioni genetiche per ibridare un uomo con uno scimpanzé. Qualcuno pensa che l'avrebbero già fatto, pensa un po'. Io non vorrei che si arrivasse a tanto perché far nascere dei mostri non è bello. Però che lo scimpanzé sia un nostro parente, su questo non c'è dubbio. E comunque tantissime cose dimostrano la nostra parentela con le scimmie e la nostra evoluzione dalle scimmie. Ma comunque facciamo il discorso contrario. Mettiamo che l'uomo non si sia evoluto dalle scimmie. Com'è comparso l'uomo? Da quali animali dovrebbe essersi evoluto? Non ci sono animali che somigliano all'uomo come le scimmie. Prima cosa. Poi il DNA dimostra come noi abbiamo quasi lo stesso DNA delle scimmie. Altra cosa, l'uomo non può essere stato creato direttamente da Dio come racconta il libro della Genesi e ti spiego il perché. Io dimostro che Adamo ed Eva non sono mai esistiti, non perché c'è la teoria di Darwin, ma per un altro discorso più semplice. Se Adamo ed Eva fossero esistiti, ci sarebbe il mito di Adamo ed Eva presente in tutti i popoli del mondo, perché la Bibbia pretende che tutti i popoli del mondo discendano da Adamo ed Eva, ma non è vero, perché nella Bibbia sono elencati i popoli che erano conosciuti dagli ebrei, cioè i popoli dell'Europa occidentale, cioè i greci, i popoli dell'Anatolia, i latini, i traci, e poi sono elencati i popoli dell'Asia occidentale, cioè i persiani, gli indiani, sono elencati gli assiri, i babilonesi, i sumeri, poi sono elencati i popoli dell'Africa settentrionale, gli egiziani, i libici, gli etiopi. Oltre questi popoli la Bibbia non va. Quindi vuol dire che gli ebrei non conoscevano né i cinesi, né gli aborigeni australiani, né gli indiani d'America, né i pigmei dell'Africa, né i negri dell'Africa, né i boscimani, tutti questi popoli gli ebrei non li conoscevano. Va bene? Se questi popoli fossero discendenti di Adamo ed Eva, avrebbero il mito che i loro capostipiti erano un uomo e una donna di nome Adamo ed Eva. Ma non è vero, non esistono. Va bene? Il mito di Adamo ed Eva si trova soltanto nella Bibbia e presso gli ebrei. Gli stessi popoli menzionati nella Bibbia non li conoscono Adamo ed Eva. I persiani non sanno chi fossero Adamo ed Eva. I greci non sanno chi erano Adamo ed Eva. Gli egiziani la stessa cosa, gli etiopi la stessa cosa. Quindi Adamo ed Eva non può essere il capostipite di tutti i popoli del mondo. È una favola inventata dagli ebrei per spiegare l'origine dell'uomo, perché per gli uomini antichi tutte le cose esistenti le aveva create Dio, quindi anche l'uomo doveva essere stato creato da un Dio. Va bene? E quindi per dare un nome al primo uomo e alla prima donna creata da Dio, gli hanno dato questi nomi, che sono dei nomi simbolici. Infatti Adamo vuol dire la polvere della terra. Perché? Perché l'uomo quando muore, il corpo va in putrefazione e si trasforma in polvere. Quindi gli antichi ebrei, i filosofi ebrei hanno pensato Dio deve aver creato il primo uomo dalla polvere della terra. Ecco perché gli hanno dato il nome Adamo. Adamo vuol dire la polvere della terra, mentre Eva vuol dire la vita, cioè colei che dà la vita, perché la donna è colei che partorisce i figli. Quindi sono nomi simbolici, non sono i nomi di due esseri vissuti nella sua storia. Ma tante altre cose dimostrano che Adamo ed Eva non sono esistiti. Se tu ti ricordi, nella Bibbia, dopo il mito di Adamo ed Eva, c'è il mito di Caino e Abele. Adamo ed Eva hanno due figli, Caino e Abele. Caino uccide Abele, dopodiché Caino si sposa. Ma con quale donna si sposa Caino? Nella Bibbia non è menzionata nessuna creazione di altri uomini e di altre donne. Compare una donna misteriosa con cui Caino si sposa. Va bene? Stessa cosa fa l'altro, il terzo figlio di Adamo ed Eva, Set, anche lui si sposa con una donna misteriosa. E quando Caino uccide Abele, Dio dice a Caino, Caino, dov'è tuo fratello? E Caino gli risponde,
E io che ne so, io mica sono la balia di mio fratello. E menziono una balia, ma una balia è una donna. Ma dove erano queste balie che esisteva soltanto Eva? Va bene, questo è un altro errore. Poi Dio punisce Caino e gli dice: tu, per questo peccato che hai commesso, andrai lontano dalla tua terra. Allora Caino si spaventa e dice: no, mio Dio, non mi mandare lontano, perché altrimenti qualunque uomo mi incontrerà mi potrebbe uccidere. Quindi menziona altri uomini che lo potevano incontrare e lo potevano uccidere. Ma Dio non aveva inventato, non aveva creato nessun altro uomo. E Dio gli risponde: non ti spaventare, io metterò un marchio sulla tua fronte affinché gli uomini che ti incontrano sappiano che tu sei Caino e nessuno oserà ammazzarti. Quindi anche Dio dice che esistono altri uomini. Però questi altri uomini e queste altre donne non sono elencati nella Bibbia, non sono creati da Dio. Quindi l'autore della Bibbia commette un erroraccio, si smentisce, fa un garbuglio enorme e si, come dire, si dà la zappa sui piedi. Lo stesso fa capire che il mito di Adamo ed Eva se l'è inventata. Va bene, Leonardo? Sì, va benissimo, va benissimo. Grazie della tua risposta. Niente, io direi che abbiamo affrontato a grandi linee, ma però la gente avrà modo di poter approfondire nel libro che uscirà nelle prossime settimane, e quindi si farà ancora maggiori domande e maggiori dubbi sull'evoluzione dell'uomo. E implica anche, come hai detto te, queste problematiche di tipo teologico, perché non si riesce a combinare quello che dice la scienza con quello che dice la religione, che parlano di due cose estremamente diverse, insomma, La ecco. religione si basa sulle fantasie degli uomini antichi, degli uomini primitivi, e quindi dovendo dar fede a un testo che è diventato sacro, cioè la Bibbia, i preti fanno fatica ad allontanarsi dalla Bibbia. Però ecco, guarda, ti dico quest'altra cosa che mi sembra assai convincente. I preti cattolici ormai non seguono più il discorso della creazione di Adamo ed Eva. Tu pensa che c'è stato un prete vissuto negli anni 30, francese, Teilhard de Chardin, che è andato all'università e si è laureato in antropologia e si è messo a fare l'antropologo, e faceva scavi, andava a cercare i fossili degli ominidi in Francia, e ha scritto dei libri in cui parla dei fossili che ha trovato lui, scheletri che risalgono a 20.000-30.000 anni fa. E quindi Teilhard de Chardin, che era un prete, va bene, lui stesso ammette che l'uomo discende dalla scimmia, quindi non ne vuole sapere più niente di Adamo ed Eva, ed era un prete. E non l'hanno condannato come eretico, anzi, Teilhard de Chardin è classificato come uno dei maggiori teologi. Va bene? Teilhard de Chardin ha presentato una teoria interessante, una teologia interessante. Lui dice che l'uomo si è evoluto dalle scimmie per volontà di Dio, ed è destinato nella sua evoluzione a diventare un giorno come Gesù Cristo. Cioè, lo scopo teologico dell'evoluzione sarebbe di trasformare l'uomo come un essere divino, come Gesù Cristo. Questa cosa l'ha scritta un prete, Teilhard de Chardin. Va Ok, grazie ancora per questa puntualizzazione. Allora, io direi che ringrazio ancora Tony per la sua diciamo, consapienza e conoscenza e disponibilità a esporre le sue ricerche. E niente, prossime settimane ci sarà la versione elettronica, la versione cartacea di questo libro, L'origine evolutiva dell'uomo. E niente, quindi vi auguriamo una buona serata. Ciao Tony. Allora, vi ringrazio e grazie di avermi seguito. Grazie a te per la tua cortesia. Cioè, ciao, Leonardo. Ciao a tutti e buona serata, e vi aspettiamo per le altre puntate su Anubi TV. Buona serata.